Un saluto a tutti voi ed un ringraziamento alle istituzioni qui presenti per l'opportunità accordata di poter partecipare con un pensiero a questa giornata di commemorazione così importante per noi, per la nostra storia, per la nostra identità di popolo e nazione. Noi ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cernusco desideriamo contribuire con la nostra presenza a ricordare a chi ha sacrificato la propria vita in una guerra che, per la prima volta, fu di portata mondiale. Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. Quel giorno si completò il processo dell'unificazione italiana, un processo lungo, difficile, reso possibile anche grazie all'operato delle Forze Armate. Un ruolo, dunque, quello delle Forze Armate, fondamentale per l'unità e l'indipendenza della nazione. Una mobilitazione che mise insieme italiani provenienti da ogni regione, da ogni provincia e appartenenti a tutte le classi sociali. Italiani che vissero e lottarono, spalla a spalla, alimentando un sentimento alto di fratellanza, che andò oltre l'unificazione della nazione e verso la condivisione di un destino. Solo un anno fa avremmo detto: oggi a fatica riusciamo a comprendere il pieno significato di questa cerimonia, perché il tragico evento a cui si rivolge, la guerra mondiale, per tante ragioni appare a noi giovanissimi lontano e distaccato dal presente. Ora queste parole risultano tanto lontane quanto sono vicini i visi e gli sguardi dei nostri compagni e compagne di origine ucraina, che hanno fratelli, sorelle, nonni, nonne, se non anche mamme o papà, al fronte di una guerra assurda, quanto spietata e pericolosa. Ma se solo immaginiamo il volto di uno dei nostri nonni, ex combattente, attraverso i suoi occhi umidi di commozione per le note del silenzio, e alza la bandiera, riusciamo ad andare indietro nel tempo, con il pensiero, fino ad arrivare ad uno dei tanti ragazzi, poco più grande di noi, la cui vita è stata spezzata dall'onda tragica della guerra. E ora possiamo vedere questi stessi ragazzi attraverso la TV o i social media. E allora, improvvisamente, la distanza dal passato si accorcia e non possiamo rimanere indifferenti a quanto è avvenuto e sta ancora avvenendo. In un atto di riflessione, riusciamo anche noi a vedere e a capire tutta la drammaticità che portano con sé i conflitti. Ciò che oggi vediamo ben racconta la disperazione e la fragilità dei soldati nelle trincee per provare un sentimento di compassione e nello stesso tempo di paura, perché mai vorremmo trovarci a vivere un'esperienza di guerra, così come capita purtroppo ancora oggi in molte altre diverse realtà del mondo. Ci basta vestire i panni di un bambino soldato per scoprire che la guerra mostra ancora ai tempi nostri spietatezza e assurdità. Noi ragazzi, che ora siamo qui ad onorare il ricordo di chi ha lottato con il sangue per darci la libertà, sentiamo il dovere morale di far sì che col passare degli anni non si sbiadisca l'importanza di certi valori nobili. È cosa certa che, con la nostra voglia di vivere, con i nostri progetti per il futuro, continueremo a difendere il valore della libertà, della democrazia, della pace e ci impegneremo ad attenuare ogni fattore di discordia a partire dalla vita quotidiana di tutti noi. Sarà questo il nostro modo di dare costante attenzione alle vittime che hanno pagato con la loro vita il costo di una guerra per salvare il loro presente e il nostro futuro. Viva le Forze Armate, viva l'Italia e viva la pace!